Ragazzi, vi ricordo che se avete un account moddato su GTA 5 in vista del DLC militare solo per PS4 con soldi infiniti, rango altissimo e ogni cosa sbloccata senza ban, potete scrivermi sulla mia pagina Omega interagendo con me e mandandomi un messaggio dove troverete affidabilità, onestà e serietà. In alternativa potete scrivermi sul mio profilo privato Anthony Rossi mandandomi un messaggio anche qui e cercherò di rispondervi il prima possibile. Trovate tutti quanti i link in descrizione. Ciao ragazzi, qui è Omega e benvenuti in questo nuovissimo video. Dopo le continue richieste che insomma mi avete fatto un po' tutti sulla vita reale, quella da calciatore e anche quella normale, ho pensato di farvi questo video apposta per voi come tutorial, diciamo, che garante, che vi fa vedere come installarle una volta per tutte. Dato, come ho detto, tutte le richieste, ho fatto vabbè dai, facciamoci un video così non me lo chiedono più. Spero insomma che vi piaccia come è stato fatto tutte, perché ragazzi ho architettato il video così. Ragazzi, ho fatto così, ho messo in una cartella tutte quante le mod. La cartella la trovate giù in descrizione, quindi un RAR, scaricate il RAR, estraete il RAR e poi spostate tutte le cartelle, tutti i file, scusate, dentro la cartella, come vi farò vedere adesso nel video. Quindi mi raccomando ragazzi, riusciamo ad arrivare a 2000 mi piace per questo video, perché vi faccio vedere come si mette tutta la mod della vita reale da calciatore che abbiamo visto fino adesso, almeno diciamo le cose principali, poi minimi dettagli no. E come ormai oso fare ragazzi in tutti i video, vi saluto nelle ultime notifiche di Instagram, quindi siccome tanti di voi commentano ho deciso di salutarvi. E ragazzi, saluto Danilo Petrucci che mi scrive: grande Anthony, mi saluti nel tuo prossimo video, sei un grande, ti stimo e continua così. Ciao Danilo e ti ringrazio veramente tantissimo. Musa Saber, non so come si pronuncia, se l'ho detto bene. Ragazzi, io le lingue aramaiche purtroppo ancora non le conosco, però ci sto lavorando in modo tale da poter comunicare con tutti quanti. Mi scrive: Omega, mi saluti, sei lo youtuber più bravo tra tutti quelli che seguo, mi saluti per favore. Grazie anche a te, ti saluto, tu che c'hai il nome da turco. Mi raccomando ragazzi, da domani tutti su Instagram con i nomi turchi, mi raccomando, perché sono quelli che vanno più di moda nel 2017. Scherzi da parte ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram che trovate qui giù e in descrizione per poter essere salutati nei prossimi video. Insomma, seguitemi su Instagram come volete vi pare, fatelo dal PC, dal computer, dal tablet, usate anche un animale. Però ragazzi, mi raccomando, vi aspetto tutti su Instagram. Siamo passati al video, finalmente vedremo come si installa la vita reale e come fare tutto quello che abbiamo visto finora in parte, perché ci sono troppe mod ragazzi che sono racchiuse in un'unica sfera. Quindi magari nei commenti ditemi innanzitutto se arriviamo a 2000 mi piace ragazzi, nei commenti mi chiedete di far vedere qualcos'altro, come installare, che ne so, macchine, quello che volete voi, ambientazioni, me lo scrivete che ci facciamo anche un video a parte che non mi costa nulla. Quindi 2000 mi piace ragazzi e giù nei commenti quello che volete essere insomma spiegato nei tutorial. Ok, direi che lo sclero time è finito, andiamo a vedere come si fa. E ragazzi, tutto lo fa la foto di Spider-Man Homecoming dal 6 luglio al cinema. Homage, sponsorizzazione illecita, illuminati, XD. Ok ragazzi, allora bando alle ciance e vi farò vedere quello che dobbiamo fare oggi. Creiamo una cartella sul computer e la chiamiamo mod vita reale da calciatore. Esatto ragazzi, qui dentro noi metteremo tutte le mod che servono. Allora, io inizierei, perché questa cartella ragazzi che stiamo creando adesso insieme, poi la troverete nella descrizione del video. Ovviamente avrete capito che la vita reale è un insieme di varie mod messe insieme tra di loro che fanno sembrare la serie ancora più bella. Quindi voi prendete semplicemente i file che vi do e metteteli dove vi faccio vedere, semplicemente perché è così che dovremmo fare. Apriamo prima di tutto il gioco di GTA, che è questo qui, e qui troveremo tutte le nostre insomma cartelle principali del gioco. Allora, come prima cosa ragazzi, dobbiamo trascinare zombie mod qui nella cartella script, che sarebbe rispettivamente il senso di fame, sete e stamina, che io non metto ragazzi perché comunque ce l'ho già. Dopodiché tocca a Soccer V Football, che permette ragazzi di spawnare la palla. Quindi tutte le volte che abbiamo giocato a calcio, che abbiamo usato la palla, abbiamo tirato, l'abbiamo fatto con questo. Quindi prendete queste e le mettete dentro la cartella scripts. Se non ce l'avete, createla semplicemente, non è un problema ragazzi. Cioè non mi fate queste domande stupide nei commenti. Se non avete le cartelle, basta fare tasto destro, nuova, crea e scrivete scripts. Questa ce l'abbiamo ragazzi e però la riduciamo a icona. Adesso direi che faremmo la cosa più importante: come scaricare
la mod di Ronaldo. Proprio ragazzi, Ronaldo che va a rimpiazzare Franklin. Io ho vari modelli, però ragazzi, siccome gli altri li ho creati io, posso solo darvi quello gratis. Basta andare sul notissimo sito di mod GTA 5 Mods e cercare nella ricerca Cristiano. Basta, tanto poi esce comunque di ricerca. Eccolo qui. E questo qui ragazzi è il Cristiano Ronaldo che io uso nella mia serie. Certo, uso altri anche modelli, però diciamo che principalmente uso questo. Gli altri modelli li uso perché sono stati creati da me, ma che purtroppo non posso rilasciare. Prima di scaricare ragazzi Cristiano Ronaldo, nella descrizione della mod c'è scritto che dobbiamo installare obbligatoriamente, se no la mod non funziona, quest'altro file moddato. Quindi andiamo qui, nuova ricerca, incolliamo e andiamo. Un Franklin's Complete Appearance Overhaul. Semplicemente ragazzi sono dei vestiti aggiuntivi che vanno messi e che dobbiamo per forza mettere, perché sennò la mod di Ronaldo non va. Quindi prima di partire con la mod di Ronaldo dobbiamo scaricare questo file. Molto semplice, perché ci dice come installarla. Infatti ci dice di aprire OpenEV, che è il fantastico programma che ci permette di editare e modificare i file di gioco di GTA. E quindi scaricatelo, troverete anche questo in descrizione. Tutto in descrizione ragazzi, così non mi fate domande stupide nei commenti, tipo dove posso trovare OpenEV, queste cose qui. Come prima cosa dovete sempre fare edit mod per modificare i file, perché sennò non vanno. E come prima cosa io vi consiglio di crearvi una cartella mods, e dopo la cartella mods ragazzi di mettere dentro tutte queste. Quindi se non ve lo fa, basta semplicemente fare così, che ne so, andate su x64v, che è la cartella che ci interessa, e poi basta fare show in mods folder. Se non ce l'avete, fate copy to mods folder e poi riuscite ad avere la cartella dentro mods folder. Perché vi spiego che se non mettete queste nella cartella mods non avete più, cioè rischiate di crashare il gioco e backupparlo, quindi meglio ragazzi farlo sulla cartella mods. E ci siamo, dobbiamo andare su x64v e ci siamo. Poi dobbiamo andare su mods, cdc maze, stream pets, player, rpf, che troviamo più giù mi sa. Esatto, troviamo qui stream pets, player, rpf, e poi dobbiamo andare sulla sezione player 1. Fatto. Una volta qui, quindi, come fa che abbiamo scaricato ragazzi, e come vedete dobbiamo mettere dentro stream pet player tutti questi qua. Quindi il file che abbiamo scaricato dei vestiti di Franklin, dobbiamo selezionarli tutti e metterli qui dentro. Io ovviamente non lo faccio perché ce li ho già e c'ho altri file, se non mi va a crash a cambiare tutto. Quindi una volta che avrete spostato questi qui ragazzi, c'è un'ultima operazione che dovete fare. Ragazzi, c'è, prima di dire qui dice installa prima questo e poi questo, indifferente, aprite anche questo, copiate questo link. Una volta che l'avete copiato ragazzi, andate su internet, perché sì ragazzi, fare questa mod è un pochino, non è complicato, semplicemente dobbiamo stare a perdere la testa su quello che ci dicono. Scarichiamo questo secondo file e siamo pronti quasi a usare Ronaldo. Purtroppo ragazzi, per usare la mod di Ronaldo anche qui dice obbligatoriamente che dobbiamo usare questa mod qui, e ce l'abbiamo. Abbiamo installato la prima parte, ora scarichiamo questa parte qui e abbiamo finito. Come vedete ragazzi, questa mod ha avuto 10.000 download, quella di Cristiano Ronaldo, quindi fate voi quante persone l'hanno scaricata, veramente assai. Vedete, ha finito la seconda parte e qui c'è l'altra cosa che dobbiamo mettere. Quindi sempre questi file qui che abbiamo, li dobbiamo trascinare dentro la stessa, cioè dentro qui dove avevamo messo gli altri. Quindi prendiamo anche questi qui ragazzi e trasciniamo questi qui dentro, come abbiamo fatto con prima. Se volete fare prima questo e poi l'altro procedimento è uguale ragazzi, a me è andato nello stesso modo, solo che questo andava fatto per primo, mentre quello che abbiamo fatto per primo andava fatto per secondo. Scusate il giro di parole, ma è così. Sta semplicemente trascinare questo nel percorso che vedete qui sopra. Ok, direi che fatto questo abbiamo finito. Torniamo nella cartella mods e adesso dobbiamo usare l'ultima mod. Quindi dobbiamo usare proprio quella della skin di Ronaldo. E anche qui ci dice il percorso file. Ecco perché è molto facile. Quindi basta andare su mods update x64 DLC packs. Quindi andremo anche noi su mods update x64 DLC packs. Basicamente basta prendere la cartella patch dei 5NG, metterla qui dentro e si sovrascrive. Io ragazzi non posso farlo perché ci sono anche altre mod, ve l'ho già detto, però di base basta fare questo. Una volta che avete tracciata questa ragazzi, puff, il gioco è finito. Esatto, abbiamo finito. Quindi adesso chiuderemo OpenEV e per vedere se è riuscito tutto avvieremo GTA. Ovviamente adesso ragazzi, dopo la fine del video, vi metto tutte le cartelle giuste qui dentro. Anzi vedete qui c'è, avevo già fatto una cartella chiamata Ronaldo, dove ci sono praticamente tutti i file. Dato che GTA si avvia, come ho detto prima, ci tenevo a dirvi una cosa. Ci sono varie mod che comunque tra di loro non c'entrano niente, ma che messe insieme servono proprio a formare la GTA 5 mod vita reale da calciatore, diciamo perlomeno le cose principali. Cristiano Ronaldo. Questo qui ragazzi ovviamente
come vi ho detto prima, va a fare il replacement, ovvero sostituisce il nostro fantastico Franklin. Quindi non avrete più Franklin, ma avete Cristiano Ronaldo al posto di Franklin. Perciò vi ho detto, ragazzi, avete tutto nella cartella Moz, che nel caso lo volete togliere, basta che eliminate la cartella Moz, eliminate patch 5 degli NG e il gioco è fatto. E come potete vedere, ragazzi, in basso a destra abbiamo stamina, fame e sete, che abbiamo messo con quei file. Eccoci, tipo, adesso no, siamo allo stadio, quindi se vogliamo far spawnare la palla, basta fare, ragazzi, la freccetta la freccetta sul computer e la palla spawn. E poi in base a come giocate, vedete, ragazzi, possiamo tirare in porta e fare queste cose qua. Infatti è proprio così che faccio i video io sulla serie da calciatore. Diciamo che principalmente è questo. Sì, non vi ho fatto vedere come si installa lo stadio, la macchina e tutto il resto, perché sono cavolate rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Però dovete dirmi voi lo stesso, magari nei commenti, se avete essere visti magari altre cose, non lo so, per cui ditemi voi. E volevo dirvi un'altra cosa, alla fine del video vi faccio vedere anche la benzina, perché mi sono scordato di farvelo vedere all'inizio. Quindi guardate la fine del video, perché vi faccio vedere come si installa la benzina, che, ragazzi, è quel coso in alto a destra lì che si simboleggia appunto la benzina. Infatti nella mappa ci sono varie taniche che stanno a simboleggiare proprio la benzina. Quindi guardate il video fino alla fine, perché alla fine del video vi faccio vedere come si installa anche quello della benzina. Ok, la mod è questa. Quindi vi volevo dire di mettere tutto nella cartella mods, in modo tale che avete tutto sotto controllo e non fate danni e rischi. E che quei file che abbiamo sostituito sono dei costumi appositi per Ronaldo. Cioè che se voi non seguite i passaggi che vi ho dato, vi uscirà un Ronaldo buggato o un Ronaldo senza vestiti. Perché, ragazzi, come vedete, diciamo che a Ronaldo si possono modificare comunque i vestiti e tutto il resto. Però non ci sono alcuni vestiti, tipo ad esempio questo qui è buggato, si vede che tipo non c'è il corpo, no? Ecco perché quei file vanno a mettere proprio dei vestiti specifici per CR7 su GTA. Quindi diciamo che poi con la barba non si va proprio a vedere, devo dire, ragazzi. Ci sarà nella cartella, ragazzi, dei file che si chiamano l'FX Simple Fuel e l'X Simple Fuel ASI. Questi due file li dovete mettere semplicemente nel percorso di GTA, quindi li prendete dalla cartella che vi ho dato e li mettete qui dentro, quindi fate ta ta così. E poi avete altri file che si chiamano l'fxspeedo.asi e un'altra cartella l'fxspeedo, sempre tutte nel percorso di GTA. Poi semplicemente andate in un qualsiasi veicolo e magicamente comparirà sia il contachilometri che la benzina che sale e scende, insomma, in base a quello che fate col veicolo. Direi che per questo video è tutto, spero, insomma, che sono stato abbastanza chiaro e tutto il resto, quindi diciamo che abbiamo finito. Questa cartella, come ho detto, la trovate in descrizione. Scaricatela, estraete e trovate tutti i file qui dentro. Ah, raga, io insomma spero che il video vi sia piaciuto. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se le cose che ho fatto vedere sono molto facili. Troverete OpenIV e la cartella nella descrizione. Mi raccomando, con mi piace, raga, per favore, 2000 mi piace per questo video, perché me l'avete chiesto. Ci tengo perché me l'avete chiesto voi e ve l'ho portato. Se no non ve l'avrei mai portato, non vi ho detto come si installa questo. Io invito a iscrivervi al canale, ovviamente, per non perdere la vita da calciatore, da bambino e altre serie che arriveranno, e ovviamente altri tutorial. Io vi ringrazio per la visione, non dimenticate un bel pollicione in su. Ci sentiamo al prossimo video, ragazzi. Ciao.